trovati per una nuova puntata di Meraviglioso Pianeta. Saranno una serie di incontri che faremo dove vi porterò con me alla scoperta del mondo. Oggi viaggeremo in un posto incantevole che affascina ogni viaggiatore. È una città molto particolare perché è costruita all'interno del deserto arabico ed è proprio dirimpettaia sul mare, sulle acque a sud del Golfo Persico. Oggi vi porterò con me a Dubai. Tra un po' vedrete il mio video che ho creato appositamente per voi telespettatori, dove entreremo proprio nelle emozioni più vive di questo paese, dei suoi abitanti e delle sue tradizioni. Pensate che Dubai conta circa solo 3 milioni e mezzo di abitanti. È una città futuristica per molti versi, con questi palazzi incantevoli. Pensate che i suoi grattacieli ormai sono famosi in tutto il mondo. Tra questi spicca sicuramente il Burj Khalifa, il grattacielo, il palazzo più alto mai costruito nel nostro pianeta. Pensate che misura ben 830 metri. Incredibile. E poi tutta una serie di situazioni, soprattutto nella Dubai by night, ho inserito dei video, dei droni che vi possono rappresentare ad altissima definizione 4K il meglio di questa città. Andremo poi anche nella città vecchia, nei souk, nei mercati locali dove ancora si respira la cultura araba. E poi basta uscire dalla porta di questa città avveniristica per visitare magari a dorso di un cammello il suo deserto, per bere un bel tè sotto una tenda desertica in un posto dove c'è il caldo tutto l'anno. E poi non dimentichiamo che ho scelto Dubai perché proprio dal 1 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022 Dubai accoglierà e custodirà un evento mondiale, l'Expo 2020, che non si è potuto naturalmente, per ovvie ragioni legate alla pandemia, effettuare l'anno scorso, ma che parte veramente in modo straordinario e travolgente nel 2021 e ci regalerà i padiglioni che contengono le tradizioni di tutti i paesi del mondo, tra cui anche l'Italia. Quindi un appuntamento sicuramente a cui non mancare. Entreremo poi anche nelle viscere di quello che è uno dei 7 Emirati, degli Emirati Arabi Uniti, e quindi andremo anche al confine di Dubai, entreremo anche ad Abu Dhabi, dove si può fare un'escursione, una visita, e qui vi mostrerò l'interno e l'esterno della grande Moschea Bianca, un'opera straordinaria del culto locale. Quindi non mi resta che augurarvi buon viaggio, e adesso andranno in onda le immagini e ci rivedremo poi alla fine per un saluto molto particolare. Buona visione e viaggiate con me, andiamo a Dubai. We'll be right back.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy.
eccoci ritrovati. Che vi avevo detto? Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Ho cercato, come avete visto, di inserire tutto quello di emozionante che una città come Dubai ci può regalare. Da viaggiatore ai viaggiatori posso dire che Dubai è veramente una perla, soprattutto perché ciò che affascina, e che affascina me in particolare, è questa contrapposizione fra Oriente e Occidente. Contrapposizione che personalmente ho rivisitato e visto in tanti paesi. Mi viene in mente per esempio Istanbul, al confine proprio fra Europa e Asia, e tante altre città. Ed è proprio l'influenza che hanno queste città dalle doppie sorprese: cultura, tradizione locale, con modernizzazione, palazzi, grattacieli avveniristici, che crea sicuramente un'atmosfera che va oltre l'immaginazione. Ci vediamo alla prossima puntata con Meraviglioso Pianeta. Buon viaggio a tutti. Ciao!